Diamo il via alla conferenza stampa per la 14ª edizione digitale della Girandola di Michelangelo, La Maraviglia del Tempo, ideata e realizzata da Nona Invicta, dal cavaliere Giuseppe Passeri, giunta appunto alla 14ª edizione, e in qualità sia di fondatore dell'Intergruppo parlamentare per la cultura e l'arte popolare, sia di Presidente onorario del Comitato d'Onore, ho il piacere appunto di presentare questa edizione che sarà ricordata negli annali come il Gronchi Rosa della Girandola. Ovviamente perché per il Covid-19 e tutte le limitazioni che ancora sussistono per i grandi eventi di piazza, non sarebbe stato possibile avere le autorizzazioni. Considerate che solo a Piazza del Popolo, senza considerare le edizioni precedenti a Castelsant'Angelo, solo a Piazza del Popolo ci sono state documentate da video, film, foto, più di 100.000 persone, compreso anche la piazza, Prati e tutto il resto. Nonostante la Gabrielli e tutte le circolari di limitazione degli anni passati, comunque era tutto pieno e quindi non sarebbe stato immaginabile una girandola a Piazza del Popolo con queste limitazioni e quindi come accade con gli eventi storici, come accadeva col Carnevale Romano, come accadeva appunto talvolta anche proprio con la girandola, abbiamo pensato di donare, nel vero senso della parola, ai romani la stessa emozione, un'emozione attraverso le nuove tecnologie, nuovi canali cross mediali, quindi sarà un'edizione digitale, grazie al Tempo, che ringrazio il direttore Beghis che è stato in passato anche con il Tempo media partner della manifestazione, e probabilmente nelle prossime ore arriveranno anche la collaborazione di altri prestigiosi portali istituzionali. Io credo che la Girandola sia patrimonio italiano, una grande manifestazione da riflessi internazionali dell'arte pirotecnica, dell'eccellenza dell'arte pirotecnica, ma sicuramente lo è dei romani. Quindi invito tutti i romani a collegarsi sul sito del tempo.it e sugli altri portali che comunicheremo nelle prossime ore tramite i social e la pagina della Nona Invicta della Girandola, proprio per assistere a quello che sarà appunto un'edizione integrale in sincronia musicale della Girandola in versione digitale, versione Covid-19. Ci tenevamo, dovevamo farlo, è anche un modo per poi arrivare a una 15ª edizione, poi lascio la parola ovviamente alla Nona Invicta, con l'ottimismo, la speranza della bellezza. La Girandola c'è anche quest'anno e quindi condividete, assistete e emozioniamoci dinanzi alla bellezza dell'arte pirotecnica del cavaliere Giuseppe Passeri, della Girandola. E chiudo con una nota, diciamo, istituzionale. Io penso che appunto la Girandola debba il prossimo anno tornare in grande a Piazza del Popolo, ma che si debbano rivedere anche le norme come la Gabrielli e successive circolari, che ricordo sono circolari e in quanto tale non leggi, e invece vengono imposte agli organizzatori, anche ai comuni, come se fossero leggi, e costano molti soldi, aggravate adesso dalle disposizioni Covid. Quindi c'è una sorta di Gabrielli Covid-19 che costa tantissimo e i cui costi vanno praticamente sulle spalle degli organizzatori. Quando c'è la grande produzione, il grande concerto, il grande dove si pagano magari più di 100 euro a biglietto, è comprensibile che gli organizzatori, essendo lo scopo di lucro, si paghino anche i servizi. In questo caso no, perché come i casi come la Girandola, la macchina di Santa Rosa, le grandi, il Redentore a Venezia, tutte le grandi manifestazioni, con i costi della Gabrielli e della circolare Gabrielli e del Covid,
diventano insostenibili e quindi perché sono senza scopo di lucro. E quindi presenteremo degli atti parlamentari con l'intergruppo trasversale a maggioranza e opposizione proprio per sostenere la revisione della Gabrielli e sostenere i costi, far sostenere i costi dell'organizzazione degli eventi appunto allo Stato e non certo ai comuni o agli organizzatori privati. Chiudo davvero, lascio la parola al Cavaliere Giuseppe Passeri, ideatore diciamo, architetto dei fuochi, che proprio in questa sala abbiamo nominato architetto dei fuochi con la medaglia e riconoscimento di Roma Capitale, come appunto gli architetti dei fuochi dei papi del Comune di Roma. Io ricordo che l'ultimo è stato Gioacchino Herzog, che ha realizzato le ultime edizioni della Girandola nel Novecento. E lascio la parola a lui. Grazie. Cavaliere Giuseppe Passeri. Grazie, buongiorno, buonasera a tutti. Come ha introdotto l'onorevole Mollicone, Federico Mollicone, la Girandola giunge alla sua 14ª edizione. La pandemia che ha colpito il mondo ci obbliga a farla in streaming, ma il buonsenso e il rispetto per chi ci ha lasciato prende giustamente il sopravvento su questa manifestazione, che è stata ed è l'occhiello non solo di Roma, ma di tutta una nazione intera. La volontà di proporla in questa originale veste vuole essere un messaggio di coraggio e di continuità della tradizione, delle nostre radici storiche, di una città che, anche se duramente colpita, vuole rinascere e ripartire con lo stesso orgoglio e la stessa tenacia che l'hanno contraddistinta nei tempi passati. La rievocazione storica della Girandola di Michelangelo è una testimonianza che il gruppo Non Invicta da ben 13 anni ripropone in tutta la sua bellezza e in tutto il suo splendore. In questi 13 anni è stata presentata ai Colli Vaticani, a Castel Sant'Angelo ed infine sulle terrazze del Pincio. Tutte sedi storiche dove geni del calibro di Michelangelo, del Bernini e di architetti come Posi, Poletti, Vespignani, Valadier, Herzog si sono cimentati ognuno nel suo tempo a mostrare la bellezza di questa ardita opera. Noi del gruppo Non Invicta siamo stati i primi a presentarla nel 2006, rispettandone i canoni e la complessa architettura tecnica. Studi durati anni, coadiuvati dal nostro comitato scientifico, che ha vagliato aneddoti, racconti, resoconti e stampe per tradurli in quello che poi oggi tutti ammiriamo. Ciò nonostante, sono state utilizzate tecnologie e apparati sofisticatissimi che hanno dato alla rievocazione storica della Girandola di Michelangelo prestigio e sicurezza nell'esecuzione di questa spettacolare opera. La Girandola, a dispetto del suo nome, non era una semplice manifestazione pirotecnica dove apparivano le girandole a cui noi tanto facciamo riferimento. Spesso qualcuno erroneamente crede che Michelangelo e gli altri architetti si dilettassero in questo banale artificio. Al contrario, il nome può trarre in inganno perché la Girandola si intendeva una complessa esecuzione di lanci di artifici coadiuvati da complesse architetture barocche denominate macchine pirotecniche e la cui costruzione ed ideazione era affidata a grandi architetti e maestri del fuoco per creare appunto una Girandola di colori che doveva avere non più di 7.500 lacci in un dato periodo di tempo. Come ben descritto nei diari dei maestri delle celebrazioni liturgiche del 1530 e precisamente nei diari del Paride de Grassis, del Mucanzio e del Venanzio. Non un semplice fuoco di artificio, dunque, ma una complessa architettura di giochi, di luci e di effetti studiati appositamente per ingannare l'iride umana e vedere colori laddove non ci sono. Creare strutture materiche laddove non esistono, uno spessore d'ingegno quindi dove nessuna manifestazione del passato ha potuto competere con la Girandola di Michelangelo. Ogni anno abbiamo presentato progetti sempre diversi, si è fatto un percorso storico seguendo una filologia del tempo in cui si voleva rappresentare la Girandola di Michelangelo. Ed ecco nascere la Girandola dei colori, quella della velocità, quella delle candele romane, del periodo barocco,
un susseguirsi di effetti che ogni anno hanno incantato turisti di tutto il mondo e gli stessi romani. Noi del gruppo Nona Invicta siamo orgogliosi di aver preso questo testimone di divulgazione di una festa che, anche se quest'anno si esibirà in una versione inedita ma speciale, sarà un anticipo della 15ª edizione del 2021, che sarà ancora più spettacolare e che riporterà Roma alle pagine più belle della sua allegrezza. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a Cavaliere Giuseppe Passeri, appunto da Architetto dei Fuochi ha descritto tutto il percorso creativo e come abbiamo ridato vita. Ricordo anche un bellissimo saggio che abbiamo fatto insieme a Cavaliere Passeri con Edito da Palombi, che si chiama appunto La Girando, la meraviglia del tempo, che mette insieme i trattati pirotecnici tirati fuori dalla Biblioteca Angelica e lì accanto alle foto e alle nuove descrizioni della ovviamente della preparazione pirotecnica con le nuove tecnologie fatta dal Cavaliere Passeri. Quindi un'operazione di rievocazione storica, di grande impulso creativo, di grande arte popolare e culturale. Per questo abbiamo fondato l'intergruppo parlamentare, perché riteniamo che quest'arte popolare, gratuita in questo caso e bellissima, sia una forma di arte nobile e alta, al pari della grande arte teatrale o della danza o delle altre spettacolo dal vivo. Passo ora la parola alla dottoressa Eva Antulov della Nona Invicta, che appunto traccerà anche un po' la storia delle collaborazioni, la prospettiva della girandola, e ci darà forse un annuncio anche sulla girandola del 2021. Eva Antulov. Sì, buonasera a tutti. Infatti io vorrei presentare la girandola nella sua globalità organizzativa, perché proprio per l'affluenza di un grande pubblico, l'evento della girandola ha sempre richiesto altri piccoli eventi che la precedono. Così a Castel Sant'Angelo, per esempio, questo grande evento è stato preceduto una volta da un concerto della banda della Gendarmeria Pontificia, una volta dagli sbandieratori di Orte e un'altra volta dalla sfilata dei gruppi carnevaleschi in costume d'epoca del XVII secolo. Non ha mancato nulla, persino un concerto su pianoforte a coda aveva intrattenuto il pubblico prima del grande evento della rievocazione storica della girandola di Michelangelo. Anche Piazza del Popolo è stata arricchita da intrattenimenti che anticipavano l'evento fulcro del giorno. Sono stati presenti, per esempio, e si sono esibiti in un concerto di musica, la banda dei Granatieri di Sardegna e l'VIII Reggimento Lancieri di Montebello, in tenuta d'epoca, la fanfara dell'Arma dei Carabinieri, e nella edizione dello scorso anno si sono esibiti gli sbandieratori delle Sette Contrade di Orte e la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. Un altro evento che negli ultimi 5 anni ha introdotto l'attesa del grande evento nel primo pomeriggio è stata la Coppa della Girandola, cioè la regata di canottieri istituita nel 2015 dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la partecipazione di circoli storici romani. Ecco, la girandola comunque è stata anche l'occasione per diverse strutture di charity di promuovere le necessità per chi ha bisogno di sostegno economico, e in tal senso l'evento della girandola ha ospitato rappresentanti dell'ospedale Bambino Gesù, per diversi anni i frati francescani della custodia di Terra Santa, sia per le necessità della Terra Santa stessa e sia per quelle della Siria in guerra, dove i francescani hanno una missione. Poi i bambini disabili a Betlemme, era stata invitata anche l'associazione Modavi, che si prende cura di loro proprio nel logo. In seguito, dopo il terremoto in centro Italia, abbiamo ospitato anche l'associazione di Capodacqua Viva, una rappresentanza appunto delle zone colpite dal terremoto, per far conoscere la loro situazione disastrata, e ancora oggi purtroppo è rimasta sempre tale. Comunque la girandola è stata accompagnata sempre da tante strutture e da tante realtà,
e da tanti collaboratori che si sono prodigati per arricchire e abbellire i pomeriggi e le serate del 29 giugno degli ultimi 13 anni. Come i nostri collaboratori storici vorrei menzionare l'attore e presentatore Daniele Coscarella, che è diventato per così dire la voce della Girandola, perché instancabilmente ha presentato l'evento con tutti i suoi eventi satelliti, gli sponsor, i collaboratori e amici. Poi Marco Lepre, che in tante edizioni ha collaborato per l'intrattenimento del pubblico e con cui abbiamo sempre avuto piacere collaborare con il Carnevale Romano. Ma ci sono tanti altri collaboratori, come Leonardo Pedrillo, attore e regista, che ha piacevolmente introdotto la Girandola recitando poesie antiche che parlano di questo storico fuoco d'artificio. C'è stata anche la presenza di Francesca Barbi Marinetti, che nella sua galleria d'arte ha organizzato tutti gli anni una mostra fotografica delle più belle foto scattate durante le edizioni della Girandola, a cui hanno potuto partecipare tutti gli spettatori. Ci sono stati altri collaboratori ancora, che non elenco in questa sede perché sarebbe troppo noioso, ma vorrei comunque sottolineare che l'evento globale della Girandola, tra fuochi storici, eventi in Piazza del Popolo, eccetera, comprende una collaborazione di oltre 200 persone, giusto per farsi un'idea. Purtroppo in questi ultimi anni l'organizzazione di questo grande evento ha incontrato crescenti difficoltà, soprattutto nella coordinazione della piazza, dove l'intera gestione sia della sicurezza sia della logistica è stata lasciata interamente al gruppo Non Invicta, cioè all'organizzatore. Spesso le decisioni per fare o meno l'evento sono state prese da parte dell'amministrazione capitolina anche 24 ore prima dell'evento stesso, imponendo riunioni all'ultimo momento e disposizioni da attuarsi in brevissimo tempo. Questa situazione, a volte molto difficile, si sta creando ormai da 3 anni, nonostante le nostre richieste siano partite in largo anticipo. Ecco, in ogni modo, quest'anno abbiamo avuto il grande ostacolo del Covid-19. Abbiamo chiesto anche fondi, ma gli sponsor non hanno mai risposto, proprio per questa difficile situazione. Ma per il prossimo anno stiamo già preparando un grande ed emozionante evento, una delle più belle rievocazioni storiche della Girandola mai viste, e spero che voi tutti potrete partecipare. Ringrazio Eva Antulov della Non Invicta, e quindi riepilogando e chiudendo, diamo appuntamento lunedì 29 giugno, anche questo 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, ricordiamo la dedica che la Girandola ha ai patroni di Roma, alla festa di Roma, e alle 21 dal portale eltempo.it e da altre pagine, portali autorevoli e istituzionali che comunicheremo nelle prossime ore. Quindi un invito a tutti i romani a condividere sui social e a vedere la Girandola. Saranno 15 minuti di fuochi d'artificio in sincronia musicale, meravigliosi da vedere, con la piazza, come potete vedere alle mie spalle, con la Piazza del Popolo piena, come è sempre stata, a dimostrazione che la Girandola è un grande evento di rievocazione, che la rievocazione storica ancora è una sintesi tra il turismo, la storia, l'identità della capitale e delle grandi città d'arte. E l'altro appuntamento è anche un appuntamento di, diciamo, di buon auspicio e di speranza per il 2021, il lunedì 29 alle 21 a Piazza del Popolo, in presenza, come si dice in questi tempi, del 2021, lunedì 29 alle 21, per l'edizione, la 15ª edizione della Girandola, un traguardo storico che vogliamo celebrare insieme a tutti voi. Grazie davvero e vi aspettiamo. Grazie a tutti, grazie, buonasera. Grazie. Facciamo una foto ricordo.